C'è fermento a Palma di Montechiaro dopo la notizia che il Ministero dei Beni Culturali ha dichiarato ammissibile la richiesta dell'amministrazione comunale per il concorso Capitale Italiana della Cultura 2021. Sono infatti cinque le città siciliane candidate per il titolo. Si tratta di Catania, Modica, Scicli, Trapani e appunto Palma di Montechiaro. In Italia sono complessivamente 44. È entusiasta il sindaco Stefano Castellino che ha già predisposto tutto in collaborazione con l'assessore Giuseppe Dorsi per seguire la candidatura passo dopo passo e poter dare a chi valuterà le istanze e tutte le necessarie spiegazioni in modo da poter raggiungere l'obiettivo che lo scorso anno è stato fallito per poco dal Comune di Agrigento entro il prossimo 2 marzo spiega l'assessore Dorsi, occorrerà presentare i dossier delle candidature al Ministero della Cultura. Entro il 30 aprile saranno selezionati i 10 progetti finalisti da invietare in audizione le città capitale Italiana della cultura 2021 sarà scelta entro il 10 giugno quando la giuria indicherà pubblicamente al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo la candidatura pidonea da formalizzare con delibera del Consiglio dei Ministri. Il titolo di capitale italiana della cultura è stato istituito dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con la legge Art Bonus nel 2014. Tale titolo è conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro per sostenere il programma presentato. Operiamo ogni giorno, senza mai lesinare sforzo, per condurre Palma di Montechiaro in un futuro degno della nostra gloriosa storia, ha dichiarato il sindaco Stefano Castellino, per cercare di ridare alla città lo splendore voluto dal duca santo Don Giulio Tomasi. La strada intrapresa è quella giusta, moltissimo è stato fatto come mai prima, ma siamo anche consapevoli che molto ancora rimane da fare e noi lo faremo. L'anno scorso la città di Palma di Montechiaro, con la scarinata della Chiesa Madre e il Castello Ducale, è stata scelta dagli stilisti Dolce e Gabbana per la presentazione delle loro creazioni di moda e le immagini della città del Gatto Pardo in quella occasione hanno fatto il giro del mondo.